Luca Onestini interessato a Ivana, è davvero bella. Grande fratello VIP, Luca Onestini dimentica Soleil con Ivana? Le dichiarazioni dell'ex tronista. Sta girando già da diversi giorni un piccolo rumors che vedrebbe Luca Onestini e Ivana sempre più vicini. I due hanno stretto un bellissimo rapporto all'interno della casa del grande fratello VIP e i fan più attenti non se lo sono fatti scappare. L'ex tronista di Uomini e Donne pare però desiderare qualcosa in più di una semplice amicizia. Nel daytime andato in onda su Canale 5, abbiamo visto come i due trascorrono le giornate sempre insieme. Proprio come sta accadendo con Tonon, Luca non sembra riuscire a separarsi nemmeno dalla bellissima Mrazova. A catturare l'attenzione di tutti è anche un particolarissimo confessionale di cui è stato protagonista proprio l'ex fidanzato di Soleil Sorghè. A quanto pare, il giovane sembra trovare la modella ceca davvero molto bella. Luca Onestini pensa a Ivana Mrazova, lei è fidanzata, nuovo flirt al grande fratello VIP? Ora che Ignazio Moser ha lasciato in pace la Mrazova per dedicare tutto il suo tempo a Cecilia, qualcun altro pare aver messo gli occhi sulla modella. Luca Onestini sembra essere fortemente attratto dalla ragazza e non riesce a fare a meno di starle vicino. Il giovane concorrente del grande fratello VIP, oltre ad aver rivelato di sperare di non vederla uscire lunedì prossimo, ha anche dichiarato di iniziare a sentire il bisogno di avere al suo fianco una donna. Che la persona che sta tanto aspettando Onestini sia proprio Ivana. Staremo a vedere. Intanto, lei non sembra essere intenzionata ad avvicinarsi a nessun uomo della casa, soprattutto per rispetto al suo fidanzato. Grande fratello VIP, nuova coppia nell'aria? Complicità tra Luca e Ivana. Luca ha dichiarato di vedere nella Mrazova una ragazza davvero molto bella. Speriamo a questo punto che gli autori del grande fratello VIP facciano qualcosa per aiutare il bello Onestini. Non ci resta che attendere ancora un po' e capire se questa presunta storia possa avere un inizio e ovviamente un lieto fine.